è quello che so cose che loro non sanno che io so. Deve succedere, in un modo o nell'altro, se ne deve andare. Allora, chiariamoci molto bene, signore. Chiariamoci molto appena, signora Pelle. Perché qui se non ci chiariamo bene, io le spaccherò che raga da cazzo che se lo trovo. Chiare? Ecco. Deve succedere. In un modo o nell'altro se ne deve andare. Qui stanno trapanando in casa mia. Come faccio a fare questa registrazione? Che ci vuole impegno nel doppiaggio. Ci vuole impegno. Dobbiamo insonorizzare le pareti, vero? Finitele di trapanare. Ecco. Io non ho l'accento del trapano. Dove si trova in Sicilia? Ma lei è un culotte. Della Sicilia? Basta con questo trapano. Trapano, Leo Gullotti, vediamo dove è nato Leo Gullotti, a Catania, il 9 gennaio del 1946, signore Bella, vero? Allora, Leo Gullotti doppiaggio pesci in The Irishman, ogni volta che vado a Roma divento mio cugino Vincenzo, allora, sarà Leo Gullotti, sapete perché alcuni anni fa prendevano in giro il grande Leo? Perché diciamo, si dice che sia anche omosessuale. Allora dicevano le culotte. Allora la dobbiamo finire con questa battuta da pessimo gusto, signora. Allora, le battute sugli omosessuali, sui neri, quello la fa che zalone, chiaro? Allora cerchiamo un po' di elevarci, di guardare un certo cinema di qualità, signor, un po' superiore alla media, è chiaro? Ecco. Quindi queste battute omofobiche, razziste, suprematis, cerchiamo adesso diventa anche di gabbatandone come al solito. Ritorniamo su Le Gullotte. Deve succedere in un modo o nell'altro, se ne deve andare. Allora sarà Le Gullotte. Allora, ok, se possedete Netflix potete anche vedere Il Padrino parte prima e parte seconda. In questo c'è anche la parte terza. Ecco, in questo periodo potete già gustarvi il doppiaggio di Gullotti nel trailer. Su YouTube ancora non vi è, ma quando vedremo delle clip doppiate in italiano, fra l'altro proprio oggi è uscito l'elenco dei cinema italiani che proietteranno The Irishman. Ok. Negli ultimi anni non c'è stato bisogno di doppiare Joe, dato che si era sempre ritirato. Dopo il suo cameo nel film The Good Shepherd, L'ombra del potere con Robert De Niro, e una bella parte nel film Love Ranch di Taylor Hackford, di cui fra l'altro aspettiamo l'uscita qui in Italia dell'ancora inedito The Comedian con Robert De Niro. Non è mai uscito questo The Comedian, ce l'ho in Blu-ray versione americana, però in Italia non è uscito. È molto strano sto fatto, eh? Ecco, negli ultimi anni non c'è stato, andiamo avanti, l'avevamo già detto sto pezzo, signora non mi distraghi, allora facciamo però chiarezza, Pesce è stato doppiato in dono scatenato da Piero Tiberi, no, non da Tiberio Tiberi, questo doppio, ma sta ancora con questa qua, ma non seguo più questi gossip della TV, io non accendo proprio più la TV, ecco, sta ancora con Francesca Fialdini, ah sì, è come se fa la doppietta Tiberi, fra l'altro si dice che litigano, sì, Tiberi la baciava, poi la prendeva così a sberle, torneremo sulle sberle, sì, la prendeva a sberle e sapete che diceva Tiberio Tiberi a Francesca dopo che avevano litigato? Perché mi hai dato uno schiaffo? Così Tiberi! Avete capito? Così ti impari. Tiberio Tiberi diceva, così Tiberi! Allora, ok, ti imperi, doppia solo la Fialdini, è come se fa la doppietta, lei invece fa un po' l'altro, e allora Tiberio con lei non va più a cenare in trattoria, dove si incontrano Robert De Niro e Joe Pesci, fra l'altro, in questo film. Allora, Francesca Lo, critica che io stimo molto, perché conosce molte cose, però qualche volta le spara grosse, ha detto che Avengers, Infinity War e Endgame sono superiori, sono meglio di The Irishman. Ha fatto un po' il gallo come ciò gallo. L'ha fatto sporca, signor Francesca Loe. Stia molto attento, altrimenti contatti il mio amico Robert De Niro.
Francesca Lo, invece, stroncando l'interpretazione di De Niro nel film di Scorsese, ha detto che il personaggio di Robert va avanti nel film come un trattore. Ma torniamo a Leo, no, non DiCaprio, sebbene Scorsese e DiCaprio secondo me si amano segretamente. Fra l'altro il prossimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, dovrebbe avere nel cast Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Non so se anch'io ci sarò, cioè Joe Pesci. Allora, Gullotto doppio Joe, anche in C'era una volta in America, e vediamo Joe proprio in quella scena dell'assicurazione. Ducazzi. C'era una volta in America, Moonwalker, e mio, appunto mio cugino Vincenzo. Ecco, io ho visto The Irishman al Festival di Roma, ma non ho voluto saperne di imbucarmi alle feste. Allora, sono come Rascal, Matthew McConaughey, ove sento puzzi di bruciate, cioè di porcome. Come ha detto, scusi, giovani, giovani è il plurale di giovane, giudice, come dice il mio cugino Vincenzo. Clip cult. Porcome si può dire. Allora sono il giudice. Sarebbe meglio dire porcile, però porcume si può dire. Porcile, come sosteneva Pasolini, ecco, porcume dà proprio l'idea, proprio ecco, si può dire, però è un po' dialettale, è un po', ecco, troppo italiota, però si può dire. C'è de porcome e appunto troiai, diventa nichilista e tenebro nella malinconia. I carnai, la frivolezza, le carnascialesche dolcezze mi repugnano, mi repellono e le odio senza malinguore. Proprio le odio dal più profondo del cuore, quindi senza malinguore, signori. Vuole un altro podio del cuore? Ecco. Scorsese è sempre stato scisso fra due poli agli antipodi, no, agli antipodi, ovvero i preti e i gangster. Non uso il plurale di gangsters. Qual è il plurale di giovane, giovane? Plurale di gangster sarebbe gangsters con la S finale. Ma io dico gangster perché voglio italianizzare. Se lo stesso Scorsese ha più e più volte ribadito che se non si fosse rialzato come regista avrebbe purtroppo optato. Ah, vuoi mercanteggiare Sangue Levandino? Guardate quell'altra clip di mio cugino Vincenzo, la trovate su YouTube. Scelgo l'opzione P. Avrei purtroppo optato, gioco forse, per queste due scelte. Lo diciamo, autobiografizza anche Jack Nicholson nell'Incipit di The Departed. Posso andare avanti, signor giudice? Ok. Scorsese, difatti, entrò in manicomio, no, in seminario, e se non avesse avuto voglia di incontrare una donna. E poi, quando stava veramente male, meditò il suicidio. Robert De Niro gli disse: Martin, non fare cazzate, non farmi puttanate, Martin. Adesso giriamo toro scatenato. Tu devi scopare Isabella Rossellini. È chiaro? Ecco. Sì, fu Liza Minnelli. Sì, quando Liza Minnelli lasciò Scorsese, o fu Scorsese a lasciare Liza, ecco. Dopo New York, Scorsese cadde in depressione e voleva suicidarsi. Non so se avete presente questa storia. E Robert De Niro disse: No, adesso facciamo il film con Joe Pesci, che fra l'altro è stato il mio primo film con Robert De Niro e Martin Scorsese. Lo sapete, sono scatenati, no? Ecco. Non farmi puccianate, Martin. Non farmi puccianate. Scorsese, infatti, entrò in seminario. Se non avesse avuto voglia appunto di incontrare una donna, semmai per inseminarla, che è una cosa diversa dal seminario, signore. Oggi probabilmente sarebbe in un monastero alla Silence, oppure dietro le sbarre, poiché criminale prima o poi la paga. Allora chiariamoci: Roma è piena di zoccole. Per dirla alla pesce, de Casinò, ce ne sono un fottio, si imbucano. Lì nel deserto ci sono un fottio di buche, questi invece si bucano. Sì. Ah, pensano solo a fottere, sfottere, tutti ingipriati per l'appunto in tiro. Rifatte, strafatte, a volte strafighe, non lo metto in dubbio, ma spesso e volentieri sono solo delle sfigate in cerca dei flash, dei paparazzi per essere immortalati come un balsamato per quattro wire rimbambiti. Gente oramai andata, fottuto completamente, che si illude di essere felice solo perché ha i soldi in banca. Poveretti,
Gente che col cinema non ha niente a che vedere, infatti è meglio che se ne stia lontano. E non lo vedo. No, non lo vedo. Non lo vede, signore. Lo vede adesso, signore, tutti i pesci di pesce? Ecco, persone che non hanno pathos nell'anima, hanno esistenze piatte, monotematiche, monolitiche, fatte per l'appunto solamente da soldi appalati, refilati per corrompere qualcuno che non sia suora, ma loro supina, derosolate l'argita patatina. Come no? Roma è il cult, no, culto per eccellenza di questa puttanaia. Sta a letto perfino con brucia e tette che scosciano un passerello quando non sono belle passere, ma hanno solamente la tessera d'accreditata, perché l'unico credito da loro subito è averla registrata come Belen Rodriguez. L'unico film di successo della Belen è stato il suo porno casareccio di Imburo Sesso. Andiamo avanti, giudice, andiamo avanti. Queste belene però in questo porno lo prende anche di dietro però, eh? L'unico film di successo, l'avevamo già detto, questo pensavo, vedete, mi state distraendo, donna. E tu, Marisa, Marisa Romei, non scosciare, basta. Altrimenti non posso andare avanti con questa ringa, perché io so che da me stasera tu, Marisa, vuoi la meringa. Sì, il dolcino, ma io non te lo do. Devo concentrarmi, devo studiare, perché dobbiamo risolvere questo caso, è chiaro? Ecco. Poi quando torneremo a casa faremo tutto. Sì, ecco. Per il resto, piattume totale, encefalogramma da ameba, coscia del dubbio, ottima fattura, ma stringi, 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 stringi. Belen vuole solo la confettura, diciamocela, porca puttana, senza pelo sulla lingua. A proposito, nel suo porno non si vede se sia peloso sul lingua. Belen non mangia le linguine allo scoglio perché deve mantenersi in linea con i canoni non della Rai ma di Mediaset, vero? Ah sì, Natale in Sudafrica, e sì, se l'è sudata questa sudamericana a botte di tal in maniera extra large su bordo servito all'uomo accalorato medio italiano che la deve chiedere sempre. Non sono un moralista, io sono pieno di porno, ce l'ho tutto in casa, ma almeno sono porno vero. Non sono film con attrici che vogliono prendere da tutte le parti. Sono almeno attrici deliziose nel prenderle dappertutto, senza remissione però dei peccati, almeno si mossero e fanno quello che devono fare senza essere ipocrite. Ecco, questo è il concetto, il giudice ha capito. Qua dobbiamo svelare tutta la verità. In Italia invece molte donne vogliono la vita moralmente rispettabile, da tu sì che vales, per fare pure le brave bambine Don Matteo. E sì, si vede Belen Don Matteo. Incredibile, qui ci vorrebbe grande Terence Hill dei bei tempi, ovvero te lo chiamavano Trinità. A queste sberlone vanno dato solo calci in gola. No! Io ogni mattina, prima di approdare all'auditorium, andavo alla caffetteria Brio Bistrò, ubicata in piazza Apollo Torre. Praticamente ho stazionato più lì che in albergo. Ho scolato 5.000 caffè, osservando stomachevoli coppiette sposate intente a litigare fra un primo e l'altro disgustoso. Giovani intraprendenti cinefili impegnati a scambiarsi opinioni da ignoranti. Sedicente. Con la T di Trapani, sedicente intellettuale, soltanto sedicenne, e critici capaci di esercizi magnifiche, ma inetti perfino a ordinare un dessert. Persone che conoscono a memoria tutto il film di Scorsese, ma scambiano il ketchup per la maionese, e un cappuccino schiamoso con la crème della crème delle persone che leccano pur di guadagnare 3 euro in più. C'è gente che a loro volta fa venire la diarrea più di un quintale di profiterole. Approfittatore! Sono di Bologna, ove le lasagne vanno forte, ma volevo assaggiarla a Roma, superba, con una besciamella che non ha bisogno della profilassi per saziarti. Come dico io, l'appetito viene mangiante. Chi ha i soldi ne vuole fare di più per farsene di più.
Di mio non ho molta fame, ma le lasagne mi piacciono. A te invece, donna Bagascia, non piace quella cosa altrettanto bianca e densa che ingoi? Ti schifo, ma lo fai perché lui possa pagarti la cena, vero? Ecco. Poi ti fai tutta bella e ti fai tutta la ceretta. Poi, durante un pomeriggio super noioso, mi sono ingambenato per tutta via Flaminia. E qui voglio essere come l'amico di colui che c'era una volta in America, cioè Sergio Leone, cioè Carlo Vertone. Fermandomi al caffè dei Caracci, avevo finito le sigarette, questo bar è fra l'altro l'unica tabaccheria in zona. Proprio mentre stavo per entrare, ho avvistato una faccia che, parafrasando Totò, non m'era nuova. Davide! Sì, chi sei? Sono Stefano. Stefano Falotico, certo, abbiamo pure scritto assieme questo libro, lo potete trovare in vendita. Nel neon delle nostre avventure. Per caso c'è l'allusione al neo di De Niro? No, no! Non mi ha riconosciuto? All'inizio no, sinceramente. Onestamente, nonostante parliamo da anni su Facebook e in chat, non c'eravamo, non ci siamo mai visti dal vivo. Ah, questa è splendida, signore, questa è bellissima. Davide, che ci fai qui? Siamo lontani dall'auditorio. Mi sente Davide, auditorio, no, quello è l'amplifon, è l'amplifon, no, mi sono confuso l'auditorium con l'amplifon, Davide, scusa, ma perciò. Allora, sono venuto qui per comprare le sigarette della Marlboro, ma non so se era della Marlboro, non so, è l'unica tabaccheria della zona, tu invece come mai qua? Sono venuto a comprare le sigarette della Chesterfield. Ah, su Roma avrei da raccontarvene tante, ma tante proprio, tante. Tanti anni fa un tizio che su findavo.it si faceva chiamare Raccionciavotto, ma roba da mazzo, signore, mi invitò a una festa assieme a uno di nome Cristina. Tale Cristina all'epoca era presa molto da me, però proprio non l'ho presa. Credevo che fosse un grande talento letterario, mi propose appunto un favore sessuale. Se mi fosse accoppiato con lei mi avrebbe raccomandato per la guanda d'azione. Sì. La mandai a farsela dare nel culo. Preferisco rimanere un panda. Un tempo guidava anche la panda. Sembra una macchina della Fiat guida, signora, adesso, appunto. Fra l'altro usata, di terza mano. Invece lei sembra di prima mano. Sono un essere in via d'estinzione. Lei mi rispose, questa Cristina, che dovevo crescere, si provò a baciarmi, io non provai proprio niente, perché diciamo ce l'avrei proprio racchi questa qui, il badile ci voleva, le ribadì che non doveva rompere le palle, al che partirono pettegolezze, sapete come sono fatte le donne, se vengono rifiutate, ti combinano un casino, partirono pettegolezze, notte di imbrogli e sotterfugi come le promesse spose, sì, lei in combutti con ragione, questa stavolta qui, erano tutte e due stravolte, fra l'altro, a farmi scherzetti, a telefonare una topa, una tipa, dicendo che ci eravamo incontrati, ci eravamo tanto amati, no, per niente, e che io ero stato a letto con lei. Non è vero, che cazzo fai? Le dico che è vero, come fai a smentirmi? Ho la foto di noi assieme. C'è la foto, ma non dimostro nulla con la foto. A chi la mandi? A lei? No, non ci provare, eh. Senti, Zoccolò, non ci provare, eh. Non sei venuto con me, ora ti rovino la vita. Sta qui era pure in confidenza virtuale con un bacio purtroppo nelle mie conoscenze, ma non so se si è ripigliato questo qui. Fra l'altro si faceva chiamare Mo Green si faceva chiamare, sì, fra l'altro è scritto male, Mo Green, voleva fare riferimento al personaggio appunto del padrino, Mo Green con la E, che non va da bella fine comunque. Infatti questo qui dovrebbe buscarlo, ma tanto che cazzo che si trova. Che la invogliava a terribile, della serie scema più scema. Quello che alò, Francesca, che alò invece il falò, che alò non ha capito, il falò invece sì, è questo. Afferma che non ci possa, mamma mia, vabbè, è troppo lungo questo pezzo, vero signore, è troppo lungo. Che non ci si possa affezionare a Frank Sheer, perché è un uomo inutile. Però la scena in cui ammazzo ciò gallo è terrificante. Dimmi, l'altra sera sono stato a Gallo Garage. Un buon locale, se c'è vacca a San Pietro Termini, in Viale della Repubblica. O anche il ciuffo di banana. Fra l'altro i baristi sono bravissimi, sono gentilissimi. Ho chiesto, ma qui fate anche dei cocktail? Sì, però ti consiglio uno sciroppo.
Una sciroppo molto buona. Ecco, questa è la mia vita. Sapete che vi dico, è andato tutto a pigliarvelo dal culo.